How to Lead When the Future Feels Unpredictable, un articolo di Laura Empson e Jennifer Howard Granville del 1 novembre 2024, pubblicato sull'Harvard Business Review. Uncertain times abound, and as a result, many of us are enduring a prolonged separation from our normal ways of being and doing. We are having liminal experiences, in other words, experiences that represent a break from the familiar and that don't fully replace it. The protracted uncertainty that comes with living in liminal times can cause leaders and employees alike to feel unsettled or anxious. But the authors of this article remind us that we have more urgency during these times than we might realize. They offer guidance on how to not only survive such periods, but also embrace them as a time for reflection and learning. Quindi, gli autori si riferiscono a questi tempi incerti. Questi tempi incerti chiamano in causa delle liminal experiences. Queste sono esperienze liminali. Che cosa sono? Consistono praticamente in momenti di passaggio nei quali ci si rende conto che c'è una fase di trasformazione. Quello che verrà dopo è probabilmente intuibile, purtuttavia non ne abbiamo una certezza. Potrebbe accadere qualcosa di insolito e quindi la proiezione del futuro che le condizioni esterne sembrano suggerire inequivocabilmente in base all'esperienza potrebbero non realizzarsi. Questo crea inquietudine, può creare malinconia, può creare nostalgia, può creare un senso di smarrimento e disagio, una condizione cognitiva nella quale è possibile che venga a mancare una capacità decisionale, diciamo, operativa. E quindi ci potrebbe essere blocco. Liminal experience, diciamo, prospettando una condizione di passaggio, ingenerando sentimenti anche di paura e di ansia, di sofferenza per il cambiamento nel quale ci si trova gettati, può inibire l'azione, può inibire il processo decisionale e quindi è un'esperienza che deve essere trattata con attenzione. Però, diciamo, dicono gli autori, in tutto questo, in questa incertezza, i leader e gli impiegati devono trovare il modo di reagire, comprendendo che in queste circostanze la loro autonomia, la loro indipendenza, la loro capacità di azione è ancora più importante. Quindi, come si fa a resistere, a sopravvivere a questi periodi di liminal experiences? Gli autori dicono che anche la pandemia è stata una liminal experiences. Però, dicono gli autori, in fondo ne siamo usciti bene, però ci sono oggi altre liminal experiences, la crisi energetica, la guerra in Europa e nel Medio Oriente, le situazioni politiche nuove, estreme, non previste, gli eventi climatici estremi, l'ansia connessa a climate change. Tutti questi elementi possono inevitabilmente produrre una condizione, diciamo appunto, liminale. Generano ansia. Che cosa, diciamo, ci si può chiedere quale sarà il futuro che emergerà da questo new normal. E quindi, diciamo, l'autore dice, in fondo, in questa condizione, che cosa si può fare? Punto numero uno è centrarsi sui propri valori. Questi momenti di passaggio mettono in evidenza quali sono i valori delle persone, qui solamente si parla sempre in ambito aziendale, quindi riferimento ai leader delle aziende, ai manager e ai dipendenti.
importante comprendere quali sono i valori per i quali appunto si è disposti a spendersi e metterli in chiaro anche nei confronti dell'organizzazione. Individuare delle vie d'uscita, perché appunto la situazione liminale può creare una situazione di ansia, ci si può sentire dispersi, cinici, senza possibilità di via d'uscita. E in questo i leader sono molto importanti perché devono combattere contro queste idee ed invece offrire delle soluzioni. E poi, diciamo, bisogna, dice l'autore, hold fast and stay true, cioè aggrapparsi, diciamo, a qualcosa di solido, che sia qualcosa che può rimanere all'interno del sistema e diciamo, rimanere veri, che significa sostanzialmente essere delle persone che tengono la rotta. In questa situazione, ovviamente, diciamo, ci si trova in una condizione quindi dove bisogna stare molto attenti. C'è il caso qui della pandemia, viene ripreso alla fine dell'articolo. La pandemia sembrava una situazione difficile della quale non saremmo mai usciti. In realtà poi c'è stata una soluzione. E quindi dobbiamo comprendere che quella disperazione del momento liminale in realtà poi diventa uno strumento di speranza, di cambiamento collettivo e diciamo di nuovo senso, diciamo, che si può venire a trovare. Ora, cosa possiamo dire? Certamente l'autore ripete spesso questa dimensione dell'ansia, dice che questi momenti, diciamo, liminali generano molta ansia. Che significa generano molta ansia? Significa che, diciamo, producono delle situazioni dove l'aspettativa del futuro diventa sempre più importante. E questa aspettativa del futuro che non si realizza perché si è in questa fase di passaggio. No, l'esempio classico è di una stanza lunga, un corridoio lungo che però dal quale però non si vede una fine. Si ha la sensazione di andare verso qualcosa, però non si ha la certezza che quella dimensione si possa realizzare. L'ansia, però, che cos'è? Cosa dobbiamo comprendere? L'ansia è, diciamo, una sorta di eccesso di futuro. In condizioni di questo genere, certamente una dimensione short-termista può essere utile. Per quanto possa sembrare strano, concentrarsi su piccole decisioni, concentrarsi su qualcosa che si può cambiare, può essere utile una dinamica random walk. Non guardare tutti i passi che si possono fare fino alla fine, concentrarsi passo su passo. Può essere utile una dimensione discreta, può essere utile una dimensione a bassa probabilità. Possono essere utili tutti quegli approcci che in un qualche modo rifiutano la dimensione, diciamo, complessiva, globale, generale del problema e invece, propongono forme di path discovery, di scoperta del percorso. E quindi questo aiuta a combattere l'ansia. Tutto quello che consente di generare un'attività decisionale che viene realizzata nel presente è qualcosa che sconfigge l'ansia e quindi è utile in queste esperienze liminali perché consente alle persone di recuperare spazio per l'azione. E poiché le esperienze liminali sono esperienze di passaggio, è molto importante agire, è molto importante produrre, è molto importante essere creativi in quelle condizioni che generalmente producono ansia e melanconia, affinché appunto si possa arrivare alla soluzione, affinché si possa cambiare il traguardo.